siamo collegati col San Paolo con Gianni Di Marzio. Gianni, ciao! Ciao Michele, ciao! Tutto bene? Ciao! Lo so che c'hai un ospite speciale, eh? Qui. Buonasera, mister. Allora... È un ospite che sta nel mio cuore, Stefano. Grazie. Ruvolo. Grazie, mister. Grazie. Che gli voglio un sacco di bene come uomo e poi come calciatore, mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Poteva fare di più, però dai. Che cosa pensi che sia accaduto, Gianni? Ma guarda, io non credo neppure io, naturalmente. E tra l'altro adesso non vorrei fare una classifica di quelli che hanno creduto prima o dopo, ma diciamo io su questa convinzione sono arrivato un po' prima degli altri, perché sostanzialmente io con Dennis avevo questo tipo di rapporto. Lui è stato uno degli artefici di una gloriosissima promozione per Cosenza dalla C alla B dopo 25 anni, per cui quello era un gruppo molto legato, che veramente è un gruppo speciale perché tutti i ragazzi in gamba e poi ci davano dentro amici sul serio. E lui, tra l'altro, io per farlo al massimo, io cercavo sempre di stimolarlo, sai, qualche volta portavo in panchina, qualche volta gli facevo capire che non giocava, lo tenevo sempre sulla corda, per cui mi facevo quasi, voglio dire, temere da questo giocatore, perché in campo lì era un po' il mio, tra virgolette, un po' il mio netband, capito? Rapido, cattante, si inseriva senza palla, piedi buoni, un buon tiro da fuori di rigore, per me era un ottimo giocatore e un ragazzo eccezionale. Chiaramente quando ho saputo di questa cosa, poi tra l'altro io, capitano, andai poi successivamente a sostituire proprio Simoni, che era l'allenatore in quel periodo che è successa la disgrazia. Non la voglio fare troppo lunga, come tu ben sai, caro Michele, e gli amici che ci ascoltano, fino a ieri, io dico ieri nel tempo, noi allenatori, tra virgolette, cosiddetti allenatori di un tempo, che poi non so se, visto anche i risultati che ho ottenuto oggi, con la Lazio, non so se sono più validi quelli di ieri o quelli di oggi che vogliono fare gli scienziati, è una mia battuta, non polemica, ma solo una considerazione. Eravamo abituati a portare i giocatori a cinema, al primo spettacolo, tutti quanti insieme per far gruppo, e andavamo alle 4 a cinema. Ora, il fatto che loro andarono a cinema e che questo ragazzo sia andato via, già la cosa mi è un po' puzzata, non mi è sembrata molto, perché io non so se tu, credo di sì, ma è una mia considerazione, se tu conosci, Stefano conosce benissimo, non so se tu conosci come è avvenuto il fatto, diciamo logisticamente, andare via per esempio dal cinema di Cosenza e andare dove è successa la disgrazia. È come, adesso mi spiego così anche agli amici che ci ascoltano, è come se tu vai via da, che so io, da Roma a Piazza di Spagna e te ne vai, che so io, verso Terni. Dici, ma questo che va a fare da quelle parti, capito? Oltretutto ci voleva andare imbarcare a Brindisi, poi voleva andare in Grecia, ma a fare che? Di sera a fare che? Uno si vuole imbarcare a Brindisi per andare in Albania, ma per andare dove? In Albania a fare che? In Grecia. Per cui già questo fatto non mi è mai piaciuto. Il perché fatto, ricordiamo, che la strada portava dove? A Taranto, a un imbarco. No, ma vedi, la strada, se dovevi percorrere, per esempio, l'autostrada per ritornare verso Napoli, bisogna fare, adesso non lo so esattamente, non sono documentato, ma te lo dico così, sulle genere, devi fare 30-40 chilometri per andare verso Napoli, è una delle prime uscite, è Sibari. Quella è una strada maledetta, è una strada proprio del diavolo che ti porta a Taranto, una strada molto stretta, sempre autocarri, sempre camion. Io qualche volta che l'ho fatta, guarda, ho sempre tremato, specialmente quando c'è stato brutto tempo e così via. Comunque a lui dicono che sia uscito naturalmente dal cinema questa ragazza, non so che si dovevano parlare, si devono chiarire, devono dire le cose, si sarebbero avviati verso a questa uscita di Sibari, quindi verso Napoli, e poi all'uscita di Sibari sono andati verso Taranto, dove si sono fermati su una piazzola. Io adesso il tempo che hanno impiegato, il tempo di questo ipotetico suicidio, il fatto che ci sia questa testimone, questa ragazza era lì presente, che è l'unica che sa effettivamente come sono andate le cose. Poi la pensione di quelli che hanno ovviamente fatto i dovuti controlli, pare che sia stato un carabiniere, che normalmente queste cose qua le fa la polizia stradale, poi successivamente la polizia scientifica, come hanno chiuso la Prati. Tanto è vero che io non mi sono mai convinto, anche perché lo conoscevo bene il ragazzo, che quando sono andato ai funerali, e il papà, io mi auguro che se lo ricordo, perché qua purtroppo gli anni passano per tutti, che stiamo parlando di 20 anni fa,
io andando al cimitero, poi dopo i funerali, gli disse al padre, siccome il papà mi disse, ma sai, gli è rimasto l'orologio, la catenina, è rimasto tale e quale, quindi già la meccanica di come questo ragazzo sarebbe, ha detto la documentazione, la dichiarazione della ragazza, tuffata addirittura verso il camion. Quindi suo camion dove l'ha preso, con le ruote, non le ruote, dove l'ha trascinato, la lunghezza, questa è una roba da polizia stradale se non scientifica. Quindi quando mi ha detto che il ragazzo invece era diciamo quasi, non era stato scalfito per niente, quasi pulito, poi gli dissi, ma scusi, signor Bergamini, ma lei perché non gli fa fare un'autopsia? Perché non crede che Dennis sia uno di quei ragazzi che si possa buttare sotto a un camion? O uno si vuole suicidare, si butta da un ponte, si butta sotto un treno, ma non si va a buttare sotto a un camion. Io non ci ho mai creduto, né ci crederò mai, ha capito? Poi c'è ragazzi che ha telefonato al giocatore, a Marino, in albergo, un compagno di squadra, per dirgli di questa cosa. Il passante che ha preso la ragazza per accompagnarla al telefono, se è vero che è andato con la macchina dei Dennis, che allora era una Maserati, o con la macchina, io questo. Allora, io è possibile che dopo 20 anni, solamente oggi, gli avvocati della famiglia si siano impegnati ad andare alla alla procura di Castrovillari per chiedere il riesame di questo processo, per leggere la documentazione? Loro dicono che ci hanno provato da tempo, insomma, da che tempo, capito, però, Michele, tu sai come quando mi chiamo, io glielo dissi pure a papà, ma lei deve prendere i migliori avvocati del mondo, perché non ci posso credere che i ragazzi, se là dice qualcosa che non funziona, io personalmente non ci ho mai creduto, guarda, lo per sento. Cui ci sono molte cose che non mi hanno mai convinto. Poi sai come succede, tu lo sai benissimo, sei un uomo di mondo, le solite chiacchiere, ma quello per riuscire a qualche delinquente, qualcosa, è possibile che in 20 anni si fosse stato immischiato in qualche cosa, Bergamini non fosse venuto fuori un pentito, si sono pentiti di tutti, non c'era uno che si pentiva, che faceva una soffiata alla polizia per dire guarda è successo così, 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 per cui anche questa è una cosa strana, molte cose strane, moltissime Gianni, cose strane. Gianni, io nel ringraziarti sento la passione, tu hai fatto, no, guarda, sento la passione, ci hai fatto un racconto globale. Ma ti prego di credere, io so che tu vuoi bene a Stefano Rubri, che ce l'hai davanti a te, ti dico io a Stefano, gli ho telefonato ultimamente a Roma, mi ha dato anche una mano per una casa che io ho lì sull'Euro Laurentina, è stato bravissimo, mi ha aiutato, è veramente sempre presente, devo dire la verità, lo ringrazio pubblicamente. Ma grazie. Per dire, se tu vuoi bene a Stefano, io ti dico, Dennis Bergamin era come si faceva voler bene da tutto, non è possibile, devo dire, la ragazza che poi si è sposata, ho saputo con un poliziotto, dicono, non so che adesso sarà alla questura di Cosenza, poi sono un po' le solite voci, lei sicuramente, lei la verità la saprei, non c'è niente da fare, è l'unico che sa veramente come è successo. Gianni, grazie, ti lascio la partita. Grazie, Michele, un abbraccio. Grazie mille. Stefano, a presto. Sei stato, grazie, mister, più che esauriente. Ho sentito che sfogo, cioè non, era un fiume in piena sull'argomento, io lo conosco Gianni, ha raccontato, ha trasmesso delle sensazioni che per chi ci sta seguendo matura sempre più l'idea che il mondo vicino a Bergamini ritenga impossibile la vicenda che ci hanno raccontato. Ci dobbiamo fermare un attimo di pubblicità, siamo in leggero ritardo, tanto abbiamo tempo per parlare di tutto, ci sentiamo fra poco.